Ciao bella gente, Chuck seconda. Ho avuto un grosso problema, ho dovuto cancellare tutto il video precedente, avevo già girato tutto. Va bene, facciamo finta di niente. Ciao bella gente, come state? Come va questo periodo? Se avete voglia anche di scrivermi come vi sentite, scrivetemi qualsiasi cosa, che video avete voglia di vedere, perché oggi per esempio ho un video richiesta. Vi metterò nelle schede il mio ultimo video di come mi sono tagliati i capelli. Oggi ho rifatto la piega per la seconda volta, eccetera, eccetera. Mi piace, mi sento sempre abbastanza bene. Voi cosa vi dite? Vi è piaciuto? Mi pare che il video vi sia piaciuto abbastanza. Se avete voglia di dirmi qualcosa, consigli piuttosto che altro, sono sempre qua. C'è la Liz qui seduta di fianco a me, ma è un po' arrabbiata. Non so perché, ho tentato di prenderla in braccio, ma non vuole. Quindi se passerà, ve la farò salutare. Video richiesta su che cosa? Un bijou, perché la persona mi ha chiesto un video sui miei bijou, ma tendenzialmente io porto, quando ero ragazzina ero appassionata di anelli, mi piacciono ancora moltissimo da quando ho avuto la bambina, io ne usavo anche molto grossi, li porto molto meno perché, beh, porto, vabbè, la fede, l'anellino di fidanzamento e poi gli anelli, vabbè, un anello che mi piace, però non ne porto più tantissimo grossi perché quando ero piccola, no, ero riuscita nell'altro video. Fare una gaffe. Vabbè, quando la mia bimba era piccola avevo paura di farle del male con gli anelli, quindi tendenzialmente non le portavo. Ma il mio bijou preferito è gli orecchini. Infatti, oggi Total Black, trucco abbastanza appariscente. Anzi, tesoro, questo trucco è dedicato a te. Oggi dedico questo video a una mia amica che ha bisogno che un po' di affetto, un po' di calore. Quindi, questo video dedicato a te, come questo trucco è dedicato a te, non vedo l'ora di fartelo, di averti qui e di farti questo trucco. E nulla, e quindi spero che domani tu abbia piacere di vedere questo video. E eccoci qua. Allora, oggi parliamo di orecchini. Quindi, per i miei bijou, non ne ho tantissimo. Tutto io porto poche collane, eccetera, eccetera. Anzi, adesso non sto portando neanche le catenine, quella con mia figlia, eccetera. Vabbè. Parliamo di orecchini. Partiamo da quelli che vedete abbastanza spesso, in cui andrò abbastanza veloce. Quindi, questi sono della Straelioro. Sono molto carini. Sono in argento, presumo, in, non so, in un metallo. Li trovo molto belli. Li trovo adatti al mio orecchio. Adesso qui si farà fatica a vedere. Comunque, mi piacciono molto, molto. Semplice e nello stesso tempo hanno il loro perché. Poi, orecchini di cui mi sono pentita, che ho comprato al mare a Gabicce, sono questi. Ma la scelta è stata sbagliata mia, nel senso che il dolore di sentire l'ambulanza qua sotto. Non so, non li vedo adatti a me, sono una fogliettina e non mi piace. Non mi piace, ragazzi, non mi piace. Sembrano simili, anzi sono simili, ma sono molto più carini nel mio orecchio. Sono questi due, sono in metallo, sono molto leggeri e mi piacciono molto. A me in generale, come vedete, piacciono gli orecchini grandi, non l'avevo detto anche nell'altro video. Io avendo questo mento, come si dice, sfuggente, a me non sembra tanto sfuggente, mi sembra molto presente, e avendo anche questo profilo particolare, cerco di riempire questa parte perché, vabbè, a parte che ho belle guanciotte, belle piene, ma la parte del mento qui mi piace bella piena, perché avendo il mento sfuggente, mi piace la parte bella piena. E quindi io uso gli orecchini belli grossi. Poi, orecchini che mi piacciono particolarmente, avete visto in alcuni dei miei video, sono questi a rombo. O a quadrato storto, vedete voi come chiamano, bisogna stare molto attenti e precisi, eh? Siamo sempre precisissimi. Scherzo. E quindi sono orecchini che amo molto perché anche sull'orecchio hanno un effetto particolare, avendo la chiusura che dà l'idea che siano penetrati nell'orecchio. Poi orecchini che amo moltissimo, anche questi ho comprato al mare, mi pare, ma non sono sicura. Sempre nello stesso negozio, sono questi cuoricioni. Questi cuoricioni li adoro, sono leggerissimi, appunto, hanno questa cosa di riempirmi bene il viso e mi piacciono un sacco, tanto, 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 tanto. Poi questi orecchini, sto andando più che altro per colore materiale. Questi orecchini li avete visti tante volte, adesso vi racconto un attimo la storia. Questi sono dei fiori leggerissimi con dietro la vitina per metterli, e sono di H&M, li ho pagati 1,29 euro probabilmente, una roba del genere, perché li ho presi in un saldo bestiale di Natale, perché queste sarebbero, erano, c'erano anche rosse e verdi, e sono delle stelle di Natale, ma io le uso tutto l'anno, le uso d'inverno perché sembrano delle stelle di Natale, d'estate perché sembrano dei fiori d'altro genere, quindi 1,29 euro mi dà una soddisfazione incredibile. Sì, io sono una persona a cui piace guardare le promozioni, guardare le offerte, un po' perché semplicemente non ho, come ho spesso detto, non ho delle disponibilità pazzesche e non me ne vergogno assolutamente. Anzi, nel senso che quello che posso, spendo, quello che non posso, non spendo, come diciamo la maggior parte di noi.
No, c'è qualcuno che spende anche quello che non può, però diciamo che la norma è spendere quello che si può. E quando trovo delle occasioni e delle offerte, se posso, mi fa piacere condividerle, dirlo, perché secondo me si può essere gratificati anche dalle piccole cose. Infatti, su Instagram adesso ho messo proprio una foto di un volantino che ho trovato con delle offerte. Se volete andare a vedere, dovrebbe vedersi ancora. Poi, io sempre ho un po' le mie escursioni nei discorsi. Poi passiamo all'oro rosa, che mi piace tantissimo. Non è oro rosa, sono dei cuoricini. Mi piacciono molto i cuoricini, come si nota. Il mio unico tatuaggio è a cuore. E questi sono rigidi, sono molto carini, non sono per niente pesanti e non danno fastidio, nonostante siano rigidi. Non mi danno fastidio quando battono. Mi piacciono molto. Mi piacciono molto. Sono incavi qua sono sporgenti e qua di nuovo incavo. Molto carini. Nello stesso banchettino del famoso mercatino di Pavia dove li ho comprati, ci sono anche questi che avete visto più volte, metto molto volentieri, leggerissimi, belli, con delle parti lucide, delle parti, penso, battute. E mi piacciono moltissimo, mi piacciono molto, molto, molto anche come mi stanno, molto. Poi vado veloce su quelli che vi ho fatto vedere nello scorso video, in cui vi facevo vedere del mio taglio di capelli, anzi poi vi metto sempre la scheda, e sono il cuoricino e il cuoricino più piccolo e il cuoricino più grande, in ceramica, molto belli, presi al mercato, molto, molto carini. E grazie sempre alla mia amica che mi ha permesso, io chiedo sempre, quando mi piace una cosa a una persona e la prendo e vorrei comprarla per ammirazione, le chiedo scusa, ti dà fastidio se la compro anch'io, perché vivendo in una città piccola ci si vede spesso. Poi i fratellini di questi orecchini che sono molto belli, un pochino pesanti ma neanche tanto, e che uso prevalentemente con un total black o d'estate quando ho il colore preponderante, per esempio qui ho un color corallo, un giallo eccetera, no, nel vestito uso quello. Come questi un po' gitani, un tempo andavano tantissimo questi orecchini colorati, questi sono un po' pesantini, li metto con un total black oppure in estate appunto con i vestiti colorati, se ho un verde, se ho un colore, cioè che c'è dentro che non ci vuole tutto sto studio. Ok, questi molto belli, orecchini molto belli e rotti, accidenti, devo andare a cercare di ripararli, ma ce la farò sicuramente perché ho tutte le cose che mi servono. Sono questi, sono in rame, in metallo, mi piacciono moltissimo, vedete queste come riempiono bene la parte del mio mento sfuggente, e mi piacciono veramente molto, li uso in estate e in inverno indistintamente. Orecchini che insomma possono piacere o non piacere, li ho pagati 1 euro, sempre al mercato di Pavia, ma non al mercatino, questo è un mercato proprio, il mercato diciamo di quelli che c'è durante la settimana, che in questo momento non c'è evidentemente. Sono questi, pura plastica, 1 euro, e li metto o con un vestito bianco e gli accessori, inizio a prendermi il naso, tutto nella norma, e con gli accessori tipo la cintura e le scarpe color cuoio, oppure ho anche un vestito marrone e bianco, mi piacciono molto in estate. Questi sono proprio plasticona, ma sono bellissimi, secondo me rendono un casino, mi piacciono un sacco. E poi gli ultimi sono i miei amorini, che di cui vi ho già parlato in un altro video, eccetera, eccetera. Sono dei fiocchetti che trovo carinissimi, veramente carini, veramente carini. E niente, bella gente, come vi dicevo, io sono la donna della ricerca cioè cerco di coniugare la passione che ho. Io non sono, come dico, non sono bravissima con la moda, con i vestiti no, mi faccio aiutare, mi faccio consigliare da commesse piuttosto che appunto nei banchi in cui compro al mercato, piuttosto che, oppure mi faccio un'immagine predefinita, poi mi faccio aiutare, perché non sono particolarmente brava. Con i bijou sono un pochino più brava, col trucco sono ancora un pochino più brava, ma tutto nella norma, però mi piace sì cercare le occasioni e cercare l'offerta, mi piace così, perché semplicemente sono soddisfatta delle mie cose. E niente, bella gente, io vi voglio mandare un grandissimo abbraccio, sperare che state bene dentro, fuori, dentro. Tutti capitano giornate difficili, per me sono stati 2 giorni difficili, adesso, ma neanche difficili, non so voi, anche io sono altalenante, eccetera, eccetera, ma di realtà per fortuna sono così lunatica, e lo so, io sono un segno zodiacale tipicamente lunatico, che per fortuna la parte di basso umore, alto umore, nel bene e nel male, dura poco, poche ore, cioè non ho la giornata completamente down o la giornata completamente su, ho le ore, quindi in questo almeno è positivo l'essere lunatici. Ho parlato come sempre tanto, vi mando un super bacione, mi raccomando, sono qua, iscrivetevi se avete voglia, commentate, chiedetemi, eccetera, eccetera, ve l'ho già detto, e un bacione particolare a te, amica mia, e a tutte le persone che hanno bisogno di un abbraccio e di un bacione, ci sono. Ciao!